Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa di Enea. Vi presento subito gli ospiti al tavolo, a partire dai produttori: Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle; Massimiliano Orfei, Vision Distribution. Gli attori: Matteo Branciamore, Chiara Noschese, Giorgio Quarzo Guarascio, Benedetta Porcaroli, Sergio Castellitto. E il regista e sceneggiatore Pietro Castellitto. In prima fila saluto e benvenuto ad altri interpreti: Adamo Dionisi, Giorgio Montanini, Cesare Castellitto. Ai produttori: Andrea Scorsati, Fremantle, e Luca Guadagnino, Frenesi. Pietro, vorrei cominciare con una domanda per te. Con il tuo film precedente, I Predatori, premiato peraltro qui a Venezia, avevi raccontato l'incontro di due mondi molto distanti, e l'alto e il basso, diciamo, hai proseguito in questa opera seconda raccontando questo strano contrasto, questo interessante contrasto e una borghesia che in Italia nessuno racconta. Se ci parli proprio dell'inizio e della genesi di questa storia, se ci sono delle immagini anche da cui sei partito. Ma fondamentalmente, vabbè, grazie a tutti, insomma, felice di essere qua. Poi dalla TV la stanza sembra più grande, invece la platea alla fine, tutto sommato, No, fondamentalmente è un film sul desiderio di sentirsi vivi, e credo che, insomma, tutte le scelte, il bisogno che muove le scelte d'Enea è quello di sentire dentro di sé il movimento della vita, ed è un film su questo, e tutti i personaggi a loro modo provano a sentirsi vivi, e da qui si genera un conflitto. Se magari i ristoranti o luoghi che frequenta Enea possono essere elitari, però quel desiderio di quella vitalità è incorruttibile, e quel desiderio di sentirsi vivi non è elitario per me, è trasversale a tutti i giovani, forse di qualsiasi epoca, sicuramente di qualsiasi città e di qualsiasi quartiere. Poi il conflitto borghese, insomma, l'idea era quella un po' di svincolarsi dal cliché per cui la famiglia borghese apatica genera dei figli nichilisti. In realtà Enea per me è un eroe romantico e viene da una famiglia che non è apatica, è piena di umanità. Insomma, la scena del Natale credo lo testimoni. Il disagio che vive è proprio quello di provare a essere all'altezza delle sue ambizioni, e si trova a vivere in un'epoca, in un contesto dove la paralisi prolifera, perché poi il paradosso tragico dell'esistenza è che uno la vita la sente meglio in guerra, e quindi poi Enea e Valentino e tutti gli altri, soprattutto Enea e Valentino, per sentirsi vivi si inventeranno una loro guerra. Quindi questo è un po' il senso. Ci sono delle domande, e sempre, ecco, ricollegandomi a quello che stavi dicendo, tu hai definito questo film un gangster movie, ma senza gangster, quindi volevo capire il tuo lavoro. No. No, il tuo lavoro sul genere, ecco, sul genere, però, come dire, un genere fuori dalle regole del genere. Sì, nel senso che poi i film sono stati fatti capolavori assoluti, insomma, sono stati fatti gangster movie assoluti, quindi
il punto di vista che mi ha appassionato era quello di raccontare le conseguenze del sottobosco criminale nella vita di tutti i giorni, ed è come se sotto traccia si muovesse un gangster movie che però non appare mai e ogni tanto, no, entra nel film Enea e lascia impreparati spero il pubblico, sicuramente i personaggi che non se l'aspettano, quindi sì. Partendo dalla fine, le musiche sì, sono molto importanti, a prescindere dalle musiche insomma di repertorio, credo che siano anche molto belle quelle che ha fatto Niccolò Contessa, le musiche originali del film sono molto belle. E sulle musiche, insomma, la scelta è sempre molto istintiva, insomma, poi uno deve anche non fidarsi del proprio termometro emotivo. Sono entrambi, sia Maledetta Primavera che Spiaggia sono canzoni, soprattutto Maledetta Primavera, a cui ho tanti ricordi legati alla gioventù, perché era una canzone che si cantava molto allo stadio, c'è un coro della Roma famoso. E Spiaggia anche, ma mi si sente? Okay. No, perché se non finisco ripete tutto, ragazzi. E quindi, e Spiagge anche, insomma, era una canzone che credo racchiuda molti elementi del film, la nostalgia, la giovinezza, la voglia di vivere, l'estate che finisce. E poi la prima domanda era su papà? Uh-huh. Sei sicuro? No, allora, insomma, anche qui ho provato in tutti i modi a non fare un film con mio padre. Per quanto sapevo che, insomma, che poi il personaggio di Celeste si muoveva su una frequenza emotiva ironica che nessuno come mio padre avrebbe intercettato. Forse da Dan Driver, no, scherzo, battuto. Scusate, ho sbagliato, poi me ne ha battuta. E quindi no, e quindi appunto, però poi insomma anche un mestiere psicologico, quindi ho cercato a altre strade, e però poi insomma una sera mi convinsi, lo chiamai timidamente, io mi addormento molto, molto tardi, lui si addormenta molto presto, era l'una, per me era prestissimo, lo chiamai, dicevo, tu saresti libero a settembre, e lui mi rispose, fanculo, sto a dormire, questa fu, e riattaccò, era un sì, e niente, questo è qua. Poi ho scoperto una cosa, che poi alla fine, girandoci le persone, ma questo parla solo io, mi dispiace, una cosa imbarazzante, le persone poi negli ambienti più formali, nei contesti più formali le comprendi meglio, no? Perché le vedi fuori dall'intimità e vedi come si relazionano col mondo mettendo da parte tutto il loro vissuto che tu conosci, quindi è stato un modo per comprenderci, credo. Mo basta domande a me, grazie. La domanda era anche per Sergio. Sì, sì, no, io mi ricordo che tempo prima di quella telefonata notturna ero andato su IMDb, sai il portale quello che... scoprì che ero accreditato per 99 titoli e quando lui mi propose il film mi resi conto che il film che avrei fatto con lui sarebbe stato il centesimo, e questo mi è sembrato, come dire, un amorevole segno. Io credo molto in questi segni un po' romantici, un po' casuali. Io vedi, il centesimo significa che dovrò azzerare il contatore e fare i successivi 100, insomma, se regge la pompa. Poi alla fine ho fatto il film con grande... È stata, come dire, una relazione molto tranquilla, molto sorgiva, senza doppi fondi, senza... Ho fatto questo film come ho fatto gli altri 99, cioè obbedendo al disegno, diciamo così, poetico, al percorso che il regista mi aveva indicato, e come ho fatto gli altri 99, quando potevo, tradendolo, che è quello che un bravo attore dovrebbe fare, insomma, mettere qua e là delle bombe che poi sorprendono il regista e così via. Tagliate, no. Tutte. Eh? Tagliate tutte. Non è vero, non è vero, non è vero. No, tenute tutte, tenute tutte. Detto questo, mi piacerebbe fare un discorso velocissimo sulla
È chiaro che insomma, la relazione per me, che sono il padre, è una relazione emotivamente particolare, però insomma, come ho detto, insomma, abbastanza semplice, abbastanza sorgiva, abbastanza naturale. Noi parliamo di questo film come il secondo film di Pietro, no? Io mi permetto di, come si dice, di offrire una chiave di lettura un pochino più, insomma, diversa. Per me questo è la fine di una trilogia, secondo me, di Pietro. Nel senso che Pietro comincia 10 anni fa, perché sono testimone, essendo il padre, lui ha cominciato a scrivere 10-11 anni fa, e scrive I Predatori. Sì. Prima. No. Dopo I Predatori c'è questa digressione nella letteratura, no? Con gli Iperborei, e poi rientra dentro al cinema con questo film. Secondo me c'è come una chiusura dei conti con questo percorso qua, tant'è che penso che lui dovrebbe pensare al quarto film più che al terzo, cioè andare oltre come abito mentale. L'ultima cosa che volevo dire, e poi non parlerò più, è che la cosa che mi appassiona di questo film è il sentimento che Pietro è riuscito a mettere dentro queste due stagioni dell'esistenza, più che generazione. La generazione è una parola un po' così che rimanda a qualcosa di sociologico, secondo me parlerei di stagioni della vita, la giovinezza, la vecchiaia, l'età adulta, l'età matura, chiamatela come vi pare. E c'è una generazione di adulti, in particolare i suoi genitori, che sono persone molto per bene, però crepati dentro, in qualche misura falliti, no? A controcampo, a fronte invece di una generazione di giovani che sono molto per male, che però hanno la potenza e la forza di cercare ancora di essere romantici e tragici. Questo li rende più leali dei loro genitori. Credo che questa sia una delle cose più belle che il racconto del film mette in scena. Finito. Volevo chiedere a Lorenzo Mieli e a Massimiliano Orfei che percorso di crescita c'è stato rispetto ai Predatori, per che cosa vi ha appassionato di questo film, di cosa vi ha parlato questa storia. Vai tu? Vado io. Non posso io parlare del percorso di crescita di Pietro, assolutamente. So solo che lo stimavo tantissimo, l'ho stimato enormemente quando ho visto I Predatori e quando ho letto il suo libro. Avevo gran voglia di lavorare con lui, poi per via di Luca Guadagnino, che è qui, mi è arrivata la possibilità di leggere la sceneggiatura di questo film e mi sono innamorato della sceneggiatura, perché Pietro è un grande scrittore, è un bravissimo regista, questa è un'opera seconda o terza o quarta, non lo so, ma è un'opera, è veramente un'opera. E quello che io ho trovato nella scrittura era una cosa che da produttore cercavo da anni, cioè la possibilità di raccontare con un punto di vista, con uno sguardo veramente nuovo, di un'altra generazione o di un'altra epoca della vita o fase della vita, quel mistero di, diciamo, che c'è fra appunto il nichilismo e il romanticismo nei ragazzi. Ed era centrato in una maniera tutta sua, tutta proprio che non mi ha catturato, in cui sono entrato. Quindi ho voluto fortemente fare questo film, sono fierissimo di averlo fatto, spero e credo che tutti abbiamo dato a Pietro la libertà di cui aveva bisogno, di cui ha bisogno un autore quando fa un film, e di questo poi voglio ringraziare anche Massimiliano Orfei e Vision, perché sono entrati da subito in questa avventura con noi. Voglio ringraziare poi quindi anche Luca, e voglio ringraziare anche poi particolarmente Valentina Venia, che l'ha prodotto con me di fatto dall'inizio alla fine, e spero che siamo stati una famiglia per la famiglia di Enea. Cosa abbiamo visto in questo film? Beh, noi quello che abbiamo visto è il futuro del cinema italiano, quello che stiamo cercando è di rinnovarlo, e in Pietro c'è uno sguardo che noi fatichiamo a trovare in altri talenti. Secondo noi qui siamo all'inizio di un percorso nuovo per il cinema italiano, di cui Pietro sarà protagonista. Io sono particolarmente contento di aver fatto questo film, di averlo fatto insieme a Lorenzo. È il terzo film che abbiamo qui insieme, quindi c'è tra Vision, The Apartment, il gruppo Fremantle, una relazione veramente molto solida,
il film uscirà il 25 gennaio in Italia, quindi una data importantissima da grande film, e chiudo semplicemente dicendo che con Lorenzo ci siamo detti subito, dopo aver letto la sceneggiatura, questo film non possiamo non farlo e dobbiamo farlo dando a Pietro tutto quello che serve perché abbia la libertà e le risorse per farlo al meglio. E ci fermiamo qui, grazie a tutti voi, grazie mille. Permettetemi di dire un grazie personale a mio figlio Cesare Castellitto. È vero, sei grande Cesare.